Ciao gentlemen e benvenuto nel mio canale, io sono Maurizio Romano e sono il gentleman seduttore. In questo video parleremo delle 4 cose da non fare se vuoi sedurre sui social. Ma prima di entrare nel vivo di questo argomento, voglio ricordarti di iscriverti al canale e di attivare la campanella in modo da venire avvisato ad ogni mio nuovo video. Una delle difficoltà che gli uomini riscontrano maggiormente nella seduzione è proprio quella di sedurre sui social e oggi andremo a vedere i 4 errori da non fare mai. Primo. Non fare il volgare. Caro gentleman, ricordati che il tuo profilo è la tua vetrina e se tu condividi volgarità, oscenità di ogni tipo e genere, è ovvio che quando la donna, perché lo farà, andrà a guardare il tuo profilo, vedrà un'immagine di te di un uomo volgare. Inoltre, se ti rapporti a lei in modo volgare, con battute sconce, molto spinte, a sfondo sessuale, lei in automatico ti vedrà come un affamato e una persona bisognosa di accoppiarsi. Questo perché? Perché le donne, come ho detto in svariati video, si comportano in maniera diversa nell'attrazione, hanno dei sistemi diversi di attrazione e non sono come i maschi attratte da qualcosa di molto diretto, molto fisico e visivo, ok? Un uomo vede una bella donna e si attiva subito sessualmente. La donna non ha bisogno di quello che serve all'uomo per attivarsi sessualmente, ma qualcosa di diverso, ovvero un coinvolgimento emotivo, qualcosa che... infatti le donne cos'è che dicono? Dicono: mi prende di testa, voglio un uomo che sappia entrare nella mia mente e sappia sedurmi attraverso le emozioni. Quindi quando cerchi di sedurre una donna, dimentica la volgarità e dimentica le battute esplicite, battute che siano a sfondo sessuale, perché otterrai l'effetto contrario. Numero 2. Fare il morto di figa. Come detto spesso, quando l'uomo dimostra bisogno, dimostra di essere affamato, dimostra di provarci con tutte, di pensare solo ad accoppiarsi, al sesso, la donna in automatico lo mette in una zona o di friendzone oppure non lo considera proprio. Questo perché? Perché l'alfa, il maschio alfa in generale, l'uomo che sa diciamo il fatto suo in fatto di seduzione, non ha bisogno di provarci con tutte, ma seleziona le proprie partner in maniera abbastanza importante, perché se ci fai caso, guarda nella tua vita quelli che hanno successo con le donne, se vedi, non vanno con qualsiasi donna, ma selezionano delle donne che per loro abbiano un certo valore, mentre le persone che hanno poco successo con le donne, che cosa fanno? Ci provano con qualsiasi cosa respiri. Perché? Perché è proprio una questione di valore, no? Di valore sociale dell'uomo. L'uomo che sa il fatto suo va con, cioè si accoppia, cerca di accoppiarsi con donne di alto valore e le seleziona moltissimo. L'uomo che va con qualsiasi donna, basta che respiri, è quello che è considerato uno sfigato e non che non ha successo con le donne. Numero 3. Fare lo stalker. Se ad ogni suo post ti metti a mettere like, cuoricini, rispondere con papiri così grandi di complimenti, se ad ogni sua storia metti like, faccine, commenti e ogni volta che lei non ti risponde incalzi a intervalli regolari di 30 secondi per cercare di esortarla a rispondere, questo non farà altro che allontanare la donna. Perché è un comportamento bisognoso di un uomo insicuro che ha bisogno di attenzioni e le ricerca in maniera invadente e pesante. Quindi ricordati, nel momento in cui sei troppo presente, troppo diciamo invadente nella sua vita, lei si allontanerà da te e otterrai l'effetto contrario. Numero 4. Fare il bravo ragazzo. Sai, io sono un ragazzo d'altri tempi. Io non mi trovo più con la società di oggi, io ho dei valori, io sono bravo, io le donne le tratto con rispetto, io cerco l'amore della vita, io sono una persona che si vuole impegnare a lungo termine, io che palle. Cioè, non ti è venuta noia? È proprio questo, alla donna, quando tu cerchi di fare
il bravo ragazzo, quando cerchi di farti vedere quanto sei bravo, quando in termine tecnico ti qualifichi ai suoi occhi per farle vedere che sei bravo, sei rispettoso, tratti bene le donne, in automatico lei ti qualifica come uno sfigato. Con questo non voglio dire che tu non ti debba comportare in maniera assolutamente rispettosa nei confronti della donna, ma quello che devi fare è che lo devi fare nel tempo giusto. Quando ti approcci a una donna, se le fai vedere quanto sei bravo, quanto sei scontato, quanto sei lineare, la donna non proverà mai attrazione per te, perché significherà che tu sei bisognoso, ok? Quindi nella fase di attrazione, ovvero la fase di approccio, devi assolutamente comportarti in maniera totalmente diversa da quella che ho descritto adesso, e devi essere un po' non stronzetto, però devi essere devi dimostrare di non aver bisogno di lei, e devi dimostrare che non vuoi impegnarti a lungo termine, anche se effettivamente il tuo obiettivo finale è quello. Il discorso è questo: devi metterti nella condizione di comportarti e mostrare davvero le tue intenzioni di creare una relazione importante solo quando la donna è già tua. Ok? Nella fase iniziale, nella fase di attrazione, se dimostri che sei bravo, bello e simpatico, come ho detto prima, otterrai assolutamente l'effetto contrario.